solo Luca. Dobbiamo andare a provare. Andiamo a provare tutto. Guarda, amici del mediano.it, terza serata della festa di San Michele Arcangelo, grande serata musicale con il concerto di Luca Carboni. Alle mie spalle c'è il palco, un'ora e mezza circa all'inizio del grande evento. La piazza già sta iniziando a riempire, c'è già tanta gente, si respira già una splendida aria qui ad Ottaviano. Dopo la grande giornata dedicata al Santo Patrono, questa sera la musica italiana con Luca Carboni, che sarà introdotto da Yolanda De Rienzo, terzo anno qui ad Ottaviano. Non ci resta che godere questo spettacolo, non ci resta che andare a vedere se è arrivato Luca Carboni. Do la linea a te, Luigi, dall'altro lato. È arrivato a Ottaviano Luca Carboni. Luca, grazie per essere venuto e per aver ancora più ingrandito la nostra festa. Grazie a voi, speriamo di fare questa sera una bellissima festa anche musicale e abbracciare tutta la campagna attraverso Ottaviano. Ottaviano e la tua Bologna hanno qualcosa in comune, il rosso-blé, sono due colori che ci uniscono. È vero, quindi auguro all'Ottaviano e anche al Bologna di fare un grande anno il prossimo anno. Allora, per chiudere, un saluto agli ottavianesi e agli amici del mediano.it. Un saluto agli amici del mediano.it, da Luca Carboni e a tutto Ottaviano. Ciao a tutti. Grazie mille. Prego. Con l'assessore Aniello Saviano, stasera si prospetta una grande serata con Luca Carboni. Stasera è la serata clou dello spettacolo, è una serata che ha generato l'attesa tra le persone in un modo esagerato. Ci saranno, secondo me, persone che verranno da Napoli, dai paesi vesuviani, perché sento tantissimo entusiasmo vicino a Un grande della musica italiana. È un grande della musica italiana, è vero, ha fatto la storia della musica italiana e noi siamo orgogliosi di averla ad Ottaviano. Dopo Raff, Luca Carboni, sempre in grande Ottaviano. Sempre in grande, noi infatti abbiamo voglio raccontare un piccolo aneddoto. Vengono delle persone, dei consiglieri comunali, da altri comuni, tutti gli anni ad Ottaviano a fare le foto con i cantanti che noi portiamo ad Ottaviano, perché vengono solo ad Ottaviano e non in altri comuni. Con una piazza così, con le grandi emozioni che Ottaviano sa dare, è il minimo, è una piazza bellissima, c'è stato un contributo fondamentale degli ottavianesi e di tutti gli abitanti dei paesi vicini che si stanno godendo la festa di Ottaviano. Allora andiamoci a godere questo spettacolo. Andiamoci a godere, grazie. In compagnia di Yolanda De Rienzo, terzo anno ad Ottaviano, ormai è una consuetudine. Sono adottata, ben trovati ragazzi, come state? Ben trovati a tutti, è sempre un piacere ritornare ad Ottaviano. Come ogni anno qui, la festa patronale, la grande serata di Ottaviano, la serata musicale. Quest'anno Luca Carboni, un altro grande della musica. Ma ragazzi, voi organizzate sempre degli spettacoli pazzeschi. Poi ho letto la programmazione di tutta la settimana delle due settimane di festa, perché qua si festeggia oramai ad oltranza, anzi correte tutti ad Ottaviano perché c'è da divertirsi sicuramente. Quest'anno Luca Carboni, un altro grande artista. Cioè, poi tra l'altro è tutto gratis. Sì, cioè, ci tengo a sottolinearlo perché vuol dire che l'amministrazione comunale fa qualcosa di buono, e meno male, perché comunque il comitato, bisogna ringraziare tutti qui ad Ottaviano, perché comunque, insomma, rispetto a tutto quello che si vede in Italia, qui si fa festa e si fa festa tutti quanti insieme. Grande lavoro e tutta la gente che corre in questa serata, tu l'hai visto benissimo per tre anni, quanta gente, la piazza gremita, tante emozioni. Verissimo, poi tutti i colori delle contrade, arrivando puoi vedere già, insomma, come si differenzia una contrada dall'altra. Poi c'è la grande festa finale, no? Dove poi c'è una battaglia, diciamo così, ma è sempre una battaglia amichevole. Sì, mi piace sempre venire a Ottaviano. Magari anche in quell'occasione ti invitiamo. Magari, insomma, magari mi manca solo quello. Allora adesso faccio così, faccio un appello a tutte le contrade. C'è una contrada che vuole adottarmi? Così poi io faccio proprio la cittadina d'onore, allora, no? Inizierà un'altra gara allora per adottarti. Vai, per favore contrade, io sono qui, aspetto voi. Intanto non posso fare a meno di farti una domanda su questo campionato che volge al termine, questa stagione del Napoli, quest'anno ci è andato vicinissimo. Io l'ho trovata una stagione positiva, nonostante, insomma, molti tifosi del Napoli poi tra l'altro mi fermano e mi dicono ma quest'anno potevamo vincere, insomma, Sarri ha sbagliato, ragazzi, ma
Ma dove? Cioè, ve lo dico proprio sinceramente con il cuore, al primo anno. Tra l'altro poi una squadra da rifondare, perché c'era un gioco da riprendere. Cambia gioco, cambia modulo, cambia in parte interpreti. C'è una Juventus che purtroppo viaggia troppo forte, perché tutte quelle vittorie di fila, ma chi le avrebbe fatte in campionato e chi avrebbe fatto quel girone di ritorno? Quindi il Napoli comunque deve essere fiero di quello che ha fatto, dell'obiettivo che... Non diciamo ancora nulla, perché manca ancora l'ultima giornata, però comunque la Champions c'è, questo è sicuro. Speriamo che ci sia il secondo posto, perché se analizziamo anche le forze della Roma, no? Chi avrebbe potuto dire all'inizio che il Napoli sarebbe finito davanti alla Roma? Questo campionato, guardando le altre squadre, anche la stessa Inter, diciamo che pochi avrebbero scommesso su questo campionato, invece è andato in un certo modo. Purtroppo la Juventus è stata superlativa e speriamo di centrare questo secondo posto, e poi ci consoliamo con questo bomber straordinario Gonzalo Higuain, eccezionale. Ma con Gonzalo, ma che vogliamo fare? Ma ci rendiamo conto? Coccoliamocelo ancora, non voglio dire ancora per poco, però se non fosse l'anno prossimo, insomma, qualcuno poi cercherà di portarcelo via sicuramente. E noi la cosa importante è che comunque riusciremo a fare cassa e comunque riusciremo a comprare un nuovo giocatore e un nuovo campione. Però un'annata così, secondo me, Gonzalo Higuain, rispetto a quello che aveva fatto fino a questo momento, se l'era sognata, no? Quindi grazie a Sarri, grazie a Gonzalo. Centrare questo record 35 reti, e intanto torniamo. Mancano solamente due gol, no? Sì, appunto. Quindi. Speriamo quindi col Frosinone di centrare questo obiettivo. Intanto torniamo ad Ottaviano, ci tuffiamo in questa piazza straordinaria. Bellissimo, ragazzi, stasera si fa festa, e se non venite ad Ottaviano, guardate, io non so che cosa vi devo fare, perché poi avete tanti altri giorni a disposizione. Venite a vedere che bello spettacolo di luci, quanto sono belle le contrade e quanto sono belli anche gli spettacoli pirotecnici, che li vogliamo dimenticare. È il gran finale di questa serata, allora vi aspettiamo. Non solo questa sera, non solo questa infatti, vi aspettiamo allora con Yolanda De Rienzo e Luca Carboni, grande serata. Mare, mare, mare. Siamo già. Già cantiamo, siamo stonatissimi. Meno male che adesso arriva Luca Carboni. Lasciamo cantare lui. Bye bye. Grazie. Ciao. I'm gonna go to the